devono rispondere di tentate estorsioni i due che hanno ricattato una 35enne reggiana con la minaccia di consegnare al marito i video dei suoi incontri col collega amante. A 2 mesi dalla scadenza naturale, Daniele Abbado lascia con rabbia la direzione della Fondazione Teatri. In una lettera: mi dimetto per dignità, Del Rio da un anno ha cambiato idea e chiede trasparenza sui bilanci delle altre istituzioni culturali. Domani debutto a Reggio per il movimento di Luca Cordero di Montezemolo, Italia Futura, che vuole aggregare i centristi. Intanto il PDL inizia la sua campagna elettorale, contrasti interni per la discesa in campo di Berlusconi. Si è chiuso un fine settimana di incendi, almeno 3 quelli gravi, che hanno impegnato per ore i vigili del fuoco. A Casalgrande, Sant'Ilario e al centro commerciale Pianella a Cabriago, diversi intossicati lievi. Fumata bianca alla Bertazzone di Guastalla, dove si è arrivati a un accordo per i 26 lavoratori interinali che avranno il rinnovo. A Campagnola anche i sindaci si sono trasformati in norcini per preparare il cicciolo d'oro. La domenica sportiva quasi da lacrime per gli sportivi, sommersa dai canestri la Trenkwalder ed ennesima sconfitta per la reggiana. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. La cronaca apre questa edizione con una storia che richiama il classico triangolo, ma stavolta questo è diventato un'occasione per un ricatto che è finito male. 2 sono gli arrestati da parte dei carabinieri. Nel servizio i dettagli. Ecco lo scambio di denaro con i CD incriminati. Quelli che, secondo i 2 uomini che hanno tentato questa estorsione, dovevano contenere le scene hard del rapporto sessuale consumato in ufficio tra la lei in questione, e che si vede nel video vestita di nero, tacchi, con il viso opportunamente coperto, di 35 anni, e il collega di 40 anni. Entrambi sposati, lui con figli, avevano questa relazione che probabilmente gli estorsori avevano saputo come un pettegolezzo, ma non si può escludere al momento nessuna ipotesi, anche quella di altre complicità in questo classico triangolo in cui si sono infilati anche i carabinieri. È stata la donna, dipendente di un'azienda del settore meccanico, a denunciare quello che stava accadendo. La richiesta le è arrivata sul suo cellulare con dovizia di particolari, tanto da far davvero credere che avessero filmato qualcosa. Il terrore di essere scoperti dai rispettivi coniugi ha fatto il resto. Ma la donna si è affidata ai militari, non senza imbarazzo. Lo scambio è avvenuto in zona Masone, di giorno. I 2 arrivano in macchina, uno scende, prende i soldi, in effetti 40.000 euro erano tutti fotocopie, e consegnano i CD che comunque erano vuoti. Poi l'intervento dei carabinieri e l'arresto per tentata estorsione di un 30enne residente nel Barese e un 42enne senza fissa dimora. Ora sono a disposizione del sostituto procuratore Valentina Salvi. Chissà se questa brutta avventura ha raffreddato i bollenti spiriti dei 2 amanti, che ora avranno anche molto da spiegare alle loro reciproche metà. E adesso ci occupiamo dei teatri, perché il cambio alla direzione della Fondazione era nell'area da tempo, tanto che c'erano già diverse candidature. Ma la sorpresa oggi, una lettera di Daniele Abbado che è arrivata nel pomeriggio alle redazioni con le sue dimissioni prima della naturale scadenza, apre una polemica e uno scontro senza precedenti con il sindaco Del Rio. Sentiamo. Un addio pieno di orgoglio ma anche di rabbia verso una situazione non chiara e che, si capisce tra le righe, poco c'entra con l'offerta culturale e i sacrifici economici, ma molto in relazione con la politica, quella che sacrifica ogni cosa. E l'attacco anche all'amministrazione locale e a quelle di centrosinistra, così la lettera aperta scritta dall'ormai ex direttore artistico della Fondazione dei Teatri Daniele Abbado, figlio del celebre maestro e che a sorpresa si è dimesso. Il suo contratto scadeva alla fine del febbraio 2013, ma con un colpo di teatro, è il caso di dirlo, Abbado ha spiazzato tutti e con questo acido addio scrive: «In questi mesi ho provato a tenere duro più a lungo possibile nell'interesse del teatro, ma ora non è più accettabile. È una questione di dignità professionale, di rispetto nei confronti dei lavoratori del teatro e nei confronti del pubblico. Gli accordi presi con il sindaco erano diversi e oggi mi rimane la libertà di affermare che non condivido quanto sta accadendo. Il punto principale: il teatro è da mesi sotto attacco. In questa situazione di crisi si sono sommati comportamenti e decisioni quantomeno discutibili da parte di diverse amministrazioni locali. I bilanci della Fondazione dei Teatri sono trasparenti, lo sono anche gli altri?
Queste strategie dovrebbero essere portate a pubblica conoscenza da parte di chi opera i tagli, perché o le istituzioni culturali sono tutte sullo stesso piano, oppure sembra quasi che il teatro venga punito per qualche ragione. Fin dal 2004 ho avuto rapporti corretti con il sindaco Del Rio. Da circa un anno il suo pensiero nei confronti del teatro è evidentemente cambiato. Evidentemente le sollecitazioni politiche sono tante e forti e credo che una mia uscita di scena possa servire a fare chiarezza. Spero che il destino del teatro di Reggio Emilia continui ad essere lontano dalla dilagante compiacenza che sta attraversando il mondo della cultura italiana. Daniele Abbado. Dunque questa è la lettera che è arrivata da Abbado alle redazioni e che riguarda appunto la direzione artistica. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, certo un'accelerazione che obbligherà ad affrontare le candidature più speditamente. Intanto sempre del Teatro Valli parliamo, ma ci occupiamo della politica, perché domani proprio nel Teatro Cittadino alle 18:30 arriva Luca Cordero di Montezemolo, l'ultima sua presenza al Valli era stata nel suo ruolo di presidente degli industriali. Proprio queste immagini si riferiscono al 2005 in quell'occasione. Ora ci torna da politico come presidente di Italia Futura, il movimento che non nasconde ambizioni importanti nel futuro governo e che vuole in qualche modo essere il riferimento per i centristi. Domani a Reggio sarà presentato l'Emilia Romagna verso la Terza Repubblica, formazione, welfare e sviluppo, parteciperanno anche il rettore dell'Università di Perugia, Giannini, e Andrea Oliverio, presidente nazionale delle ACLI. È l'occasione per i reggiani di chiedere a Monti di ricandidarsi, scrivono i promotori dell'evento, che aggiungono che come saranno presenti anche i renziani Matteo Richetti e Beppe Pagani. Seguiremo ovviamente per voi questo incontro al Valli e vi daremo resoconto. Intanto parliamo invece della campagna del PDL. Nelle ore dopo la ricandidatura ufficiale del presidente Berlusconi, il PDL di fatto ha al suo interno correnti contrapposte. Non tutti hanno preso bene questa ridiscesa in campo. Anche a Reggio ci sono delle frizioni, che ci racconta Antonio Lecci. Anche a Reggio è iniziata ufficialmente la campagna elettorale del PDL, prima un incontro nella sede del partito in città, poi un incontro a tavola all'Old River di Guastalla, con ospite l'onorevole Enrico Pianetta, presidente del Comitato Obiettivi di Sviluppo del Millennio. È chiaro che il partito è spaccato di fronte alla decisione di Silvio Berlusconi di non procedere con le primarie e ricandidarsi alla guida del paese. I sostenitori dell'ex ministro Meloni, attraverso uno striscione apparso nei giorni scorsi a Reggio, ma anche l'onorevole Merenzio Barbieri, hanno dichiarato aperto dissenso. Dal consigliere regionale Fabio Filippi e da altri dirigenti del partito invece c'è ottimismo di fronte alla possibilità che il cavaliere possa ricompattare le fila, come ha spiegato l'onorevole Pianetta ai PDLini riuniti prima a Reggio e poi a Guastalla. Credo che il centrodestra e tutti i moderati, riformisti, liberali, cattolici hanno un punto di riferimento per una politica che possa rimettere il paese nella condizione di riprendere e migliorare gli aspetti economici e sociali e superare conseguentemente questa fase del governo Monti, che era stato invocato per risolvere i problemi dell'Italia, ma abbiamo dovuto invece constatare che queste soluzioni non ci sono, anzi la situazione economica e sociale è peggiorata. Le tasse sono aumentate, le tariffe sono aumentate, le famiglie stanno peggio di prima e quindi c'è chiarezza in ambito del centrodestra per fare una politica diversa. Grave atto di vandalismo nella notte e i danni di una sede della CGIL cittadina. La Camera del Lavoro di via Bizet, nella zona orologio, in cui ha sede anche il sindacato pensionati, è stata imbrattata da ignoti che hanno scritto accanto all'ingresso con una vernice nera CGIL nemici del popolo. Ad accorgersi dell'episodio è stato il segretario di SPI CGIL Andrea Comi. È stata immediatamente avvertita la questura, dura la condanna della Camera del Lavoro nei confronti, si scrive, di chi commette atti di vandalismo gratuito e di intolleranza. L'incitazione alla violenza e il vandalismo non fanno parte, dice ancora la CGIL, di una cultura pacifista e democratica alla base di un sindacato di grande storia e tradizione come la CGIL.
Ci si aspettava, lo avevamo detto anche noi nei nostri telegiornali, un fine settimana di neve e tempo davvero che ha creato allarme. Invece, a parte una debole nevicata, quello che ha creato allarme sono stati gli incendi. Vediamo. Un fine settimana di neve, ma soprattutto di incendi. Tre quelli che hanno impegnato in particolar modo i vigili del fuoco. Qui siamo a Casalgrande, dove un furioso incendio sabato ha devastato una villetta in via De Curtis. I vigili del fuoco sono intervenuti con 6 squadre e hanno lavorato ore per spegnere le fiamme che hanno devastato soprattutto il tetto della casa. La villetta è praticamente nuova, abitata da 2 famiglie, nessuno è rimasto ferito intossicato. Pare che il rogo si sia sprigionato per un problema alla canna fumaria. Interessato da un principio di incendio, anche ieri il centro commerciale Pianella a Cavriago aveva appena aperto quando è scoppiato l'allarme incendio che ha costretto all'evacuazione dell'intera struttura. Il rogo è divampato all'ingresso del bazar gestito da un cittadino cinese. Una guardia giurata del centro Servizi Italia se n'è accorto ed è riuscito a intervenire in modo tempestivo, ha riportato un principio di intossicazione. Il centro ha poi riaperto dopo pranzo. Altro incendio, sempre ieri, con fumo denso e bianco che esce da uno scantinato della lunga palazzina di via Ponchielli a Sant'Ilario. Forse a causa di un cortocircuito, 4 le famiglie costrette ad evacuare, 7 le persone rimaste intossicate sottoposte a ossigenoterapia all'ospedale di Montecchio. Le loro condizioni non sono per fortuna preoccupanti. Tra i feriti anche una bimba disabile di poco più di 10 anni che è stata portata in salvo dai vigili del fuoco con l'uso dell'autoscala assieme al padre e a una coppia di anziani. E adesso parliamo di quello che ha scoperto la polizia, qualcosa di veramente pericolosissimo, un sofisticato sistema elettronico che paralizzava il sistema di registrazione sia analogica che digitale di tutti i parametri che solitamente la polizia stradale controlla agli autotrasportatori. Una scoperta che ha messo in luce un sistema capace di eludere i controlli sulla scatola nera del camion, con evidente pericolo sia per il conducente che per gli automobilisti, perché influiva anche sul sistema di frenata. A San Martino di Guastalla la stradale ha fermato durante un controllo un camion guidato da un leccese di 36 anni. L'uomo è stato denunciato per omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro. La patente gli è stata sospesa per 3 mesi, ha preso anche una multa da 1.600 euro e la polizia ha impiegato ore per trovare questo sistema che era nascosto nelle parti elettriche del cruscotto. A proposito di strade, disagi in vista per gli automobilisti, a partire da domani sera è stato infatti confermato lo sciopero dei benzinai dalle 19 dell'11 dicembre alle 7 del 14 dicembre, dunque una serrata importante. Anche nella rete autostradale la sospensione del servizio sarà dalle 22 dell'11 dicembre, cioè domani, alle 22 del 13. E si sta appunto verificando, ci sono in corso degli incontri, ma al momento queste sospensioni sono state confermate. Vi aggiorneremo, intanto andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con le altre notizie di quest'oggi. Torniamo insieme, prima di continuare il riassunto delle nostre notizie. Devono rispondere di tentata estorsione i 2 che hanno ricattato una 35enne reggiana con la minaccia di consegnare al marito i video dei suoi incontri col collega amante. A 2 mesi dalla scadenza naturale, Daniele Abbado lascia con rabbia la direzione della Fondazione Teatri. In una lettera: mi dimetto per dignità, Del Rio da un anno ha cambiato idea e chiede trasparenza sui bilanci delle altre istituzioni culturali. Domani debutto a Reggio per il movimento di Luca Cordero di Montezemolo, Italia Futura, che vuole aggregare centristi. Intanto il PDL inizia la sua campagna elettorale, contrasti interni per la discesa in campo di Berlusconi. Si è chiuso un fine settimana di incendi, almeno 3 quelli gravi, che hanno impegnato per ore i vigili del fuoco. A Casalgrande, Sant'Ilario e al centro commerciale Pianella a Cavriago, diversi intossicati lievi. Fumata bianca la Bertazzone di Guastalla, dove si è arrivati a un accordo per i 26 lavoratori interinali che avranno il rinnovo. A Campagnola anche i sindaci si sono trasformati in norcini per preparare il cicciolo d'oro. La domenica sportiva quasi da lacrime per gli sportivi, sommersa dai canestri la Trenkwalder ed ennesima sconfitta per la Reggiana. E allora vediamo con il commento di Franco Tosi questa domenica davvero difficile per gli sportivi.
Affrontare la squadra più in forma del momento senza una pedina importante del quintetto base come Greg Brunner era di per sé presagio di sconfitta. Se poi aggiungiamo che la Trenkwalder è scesa a Sassari quasi consapevole di fare la parte della vittima, ecco spiegato un punteggio 105-84 che dice tutto sull'andamento della gara. Senza la necessaria cattiveria agonistica, la squadra biancorossa era già sotto di 26 punti dopo appena 18 minuti di gara. Nessun dramma perché sinora in terra sarda hanno perso tutti, ma la sosta di domenica prossima arriva al momento opportuno per dare fiato ad una squadra che è giunta alla sua terza sconfitta consecutiva. Peggio della Trenkwalder ha fatto nel calcio la Reggiana, che pur perdendo solo per 1-0 a Pavia ha messo in mostra i soliti difetti. Su tutti l'ingenua e imperdonabile espulsione di Cossentino per doppio cartellino giallo, che dalla mezz'ora del primo tempo ha lasciato in 10 la propria squadra. Poi nella ripresa, seconda espulsione a carico dei Granata, in questo caso è toccato a Magliocchetti, e con la Reggiana in 9 uomini il destino è parso segnato. La classifica piange sempre più e tra squalifiche e infortunati sarà dura uscire da questa situazione. Dallo sport torniamo alla cronaca. Un anziano è stato investito da un furgone che poi è fuggito questa mattina verso le 10 in zona San Maurizio Reggio, nei pressi del supermercato L'Affare. L'uomo era sulla sua bici quando è stato scaraventato a terra. Il conducente non solo non si sarebbe fermato a prestare soccorso, ma sarebbe fuggito. Sul posto, chiamato dai passanti, i soccorsi inviati dal 118, oltre agli agenti della Polizia Municipale che si è occupata dei rilievi di legge. L'anziano fortunatamente non è rimasto praticamente ferito, è rimasto solo molto spaventato e adesso si cerca questo pirata della strada. Andiamo alla Bertazzoni S.p.A. di Guastalla. Dopo tante polemiche, anche scontri molto accesi, si è arrivati a un accordo soddisfacente per i lavoratori. Sentiamo. Dopo un lungo confronto, la rappresentanza sindacale della Bertazzoni S.p.A. alla Germania di Guastalla, assistita dalla FIOM CGL, ha raggiunto l'accordo con la direzione aziendale sull'immediato futuro dei 26 lavoratori interinali, il cui contratto scadeva appunto venerdì scorso e che rischiavano di non vedersi rinnovare il posto per far spazio ad altre persone di nuovissima collocazione, come aveva annunciato l'azienda. Una scelta fortemente contestata da lavoratori e sindacati, in quanto avrebbe rischiato di cancellare i cosiddetti accordi di bacino legati proprio all'utilizzo degli interinali, alcuni dei quali in azienda ormai da alcuni anni. L'accordo prevede la stabilizzazione a contratto a tempo indeterminato di 10 lavoratori a partire in modo progressivo dal 7 gennaio fino a non oltre il 28 febbraio 2013. Per i restanti 16 lavoratori si applicano le tutele previste dall'accordo aziendale del 2009 con diritto di prelazione rispetto alle nuove assunzioni a partire in modo progressivo dal 1 marzo fino a non oltre il 30 aprile. Ringraziamo i colleghi della Bertazzoni S.p.A., dicono dalla RSU, che ci ha sostenuto nell'azione di protesta contro i 26 licenziamenti. È stato grazie alla loro presenza e al loro supporto che non è stato sacrificato nessun posto di lavoro. E oggi in azienda ha convocato un'assemblea sindacale retribuita per fare il punto della situazione. Avevano scelto la piazza principale della frazione di Caprara come base per la loro attività di spaccio di stupefacenti con i clienti del paese, ma anche con i clienti in tutta la provincia reggiana e anche nel parmense. Arrestati dai carabinieri di Castelnuovo Sotto, due marocchini, un 35enne residente a Sant'Ilario e un 28enne domiciliato a Correggio. I due sono stati sequestrati oltre mezzo chilo di hashish, lo vedete appunto nei panetti in queste immagini. Secondo le indagini dei carabinieri si tratterebbe di due importanti fornitori dei piccoli spacciatori di tutta la provincia. Sindaci dietro i fornelli per cucinare il cicciolo d'oro, è successo a Campagnola. La novità della 13ª edizione del Cicciolo d'Oro nel fine settimana Campagnola Emilia è stata la presenza di una squadra di sindaci reggiani tra i gruppi di norcini concorrenti per la gara del miglior cicciolo, che i primi cittadini hanno presentato esattamente alle 14.14 di ieri, speranzosi di aver fatto bella figura. Quasi 150 paioli fumanti che hanno in qualche modo riscaldato l'atmosfera in una giornata speciale, soleggiata ma molto fredda. Una festa, quella del Cicciolo d'Oro, che ogni anno cresce di interesse, puntando non solo all'aspetto gastronomico, ma anche a quello della tradizione e della cultura, come dimostra pure il concorso Bassa in Letteratura, collegato direttamente alla disfida tra norcini.
E mentre nei paioli si dava vita alla cottura dei ciccioli, alcuni esperti sono rimasti impegnati nella dimostrazione della lavorazione tradizionale del maiale, fino al consueto record della salsiccia che corre in piazza, 400 metri di ottimo prodotto sorretto da centinaia di persone, a partire proprio dai sindaci di Bagnole e Luzzara che hanno aderito alla manifestazione, insieme ai colleghi di Fabbrico, Guastalla, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Reggiolo, Rolo, Albinea, Bagnolo, Brescello, oltre alla provincia. Questa squadra di primi cittadini è anche il frutto di una collaborazione che si è creata nei giorni dell'emergenza terremoto, che di fatto ha unito maggiormente non solo la gente ma anche le istituzioni. C'erano insomma tutti i comuni della zona, mancava però Novellara. Nessun esponente del comune confinante ha fatto parte della squadra, e dire che tra l'ancora virtuale progetto Chioccolato e il mondo pentola multiculturale a cui puntano i governanti novellaresi, un po' di interesse per il nostrano e superbo cicciolo potrebbero pure trovarlo quelli del vicino centro gonzaghesco. Ma torniamo alla festa di Campagnola, che è proseguita ieri pomeriggio con la preparazione della superforma del cicciolo del peso di 100 kg, distribuito tra il folto pubblico presente in piazza, fino alla proclamazione dei vincitori nella categoria dei paioli a gas e fuoco a legna, con tanto di arrivederci alle prossime feste. Per la pagina della salute, domani Reggio diventa per una giornata la capitale delle biotecnologie, con un convegno dal titolo Biotecnologie e Medicina, voluto da Farmindustria, in programma a Palazzo Rocca Saporiti. La scelta di Reggio non è casuale, l'Emilia-Romagna è una regione tra le più dinamiche nel settore delle biotecnologie, ne avevamo parlato più volte, per le tante aziende che sono rimaste colpite dal terremoto, specialmente nel modenese, e tanto che l'Emilia Romagna è al quarto posto in Italia. Inoltre Reggio, l'arciospedale Santa Maria Nuova, è ufficialmente dalla settimana scorsa riconosciuto come istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, in particolare nel campo oncologico. E adesso andiamo in pubblicità, tra poco ci troviamo e guardiamo le previsioni del tempo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni, indagini e informazioni commerciali, indagini confidenziali, matrimoniali e su problematiche giovanili. Gruppo Ponzi, investigazioni e sicurezza. A Reggio Emilia in via Giorgione 2, www.ponzi.it. Il tempo per domani, martedì 11 dicembre, bel tempo sia al mattino che al pomeriggio con cielo sereno, anche se le temperature saranno davvero siberiane, le minime meno un grado, le massime non supereranno i 6 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Gruppo Ponzi Investigazioni, a Milano, Brescia, Verona, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Gruppo Ponzi, investigazioni e sicurezza. A Reggio Emilia in via Giorgione 2, www.ponzi.it. Chiusura, qualche appuntamento per la giornata di domani, martedì. Al Teatro di Correggio prosegue la stagione di prosa con la commedia Il Dolore con Mariangela Melato. Al Teatro di Scandiano la danza di Giulietta Romeo con la compagnia Dance Company. Al Metropolis di Scandiano alle 21, sempre domani sera, spettacolo della compagnia Nuova Corrente di Parma. Alla Cantina Garibaldi di Cavriago, concerto omaggio a John Lennon. Ricordiamo anche che sempre domani sera alle 21 il Circolo 5 del PD cittadino incontra l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, il reggiano Carlo Lusenti. Il titolo dell'incontro è Il sistema sanitario e la città, dunque un dibattito anche dopo appunto l'allarme per i costi della sanità anche regionale. Allora, in chiusura, rivediamo in sintesi i nostri servizi. Devono rispondere di tentata estorsione i due che hanno ricattato una 35enne reggiana con la minaccia di consegnare al marito i video dei suoi incontri col collega amante. A 2 mesi dalla scadenza naturale, Daniele Abbado lascia con rabbia la direzione della Fondazione Teatri. In una lettera, mi dimetto per dignità, Del Rio da un anno ha cambiato idea e chiede trasparenza sui bilanci delle altre istituzioni culturali. Domani debutto a Reggio per il movimento di Luca Cordero di Montezemolo, Italia Futura, che vuole aggregare centristi. Intanto il PDL inizia la sua campagna elettorale, contrasti interni per la discesa in campo di Berlusconi. Si è chiuso un fine settimana di incendi, almeno 3 quelli gravi, che hanno impegnato per ore i vigili del fuoco. A Casalgrande, Sant'Ilario e al centro commerciale Pianella a Cavriago, diversi intossicati lievi.
Fumata bianca alla Bertazzone di Guastalla, dove si è arrivati a un accordo per i 26 lavoratori interinali che avranno il rinnovo. A Campagnola anche i sindaci si sono trasformati in norcini per preparare il cicciolo d'oro. La domenica sportiva quasi da lacrime per gli sportivi, sommersa dai canestri la Trenkwalder ed ennesima sconfitta per la Reggiana. Chiudiamo qui questa edizione, questa sera naturalmente come ogni lunedì spazio allo sport, grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni, buona serata.